verso lei la dispensa. Quando parli? Buongiorno. Est-ce que vous parlez torinese? Certo che sì, bene. Meglio, l'italiano, neanche tutto il torinese. Anche tutto il torinese, bene. Allora, siamo all'interno della dispensa, un bellissimo locale di Nizza, appena inaugurato da queste nostre due amiche. Presentati. Io sono Anna Maria Salinari. E io sono Sandra Roletto. Ciao. Allora, raccontaci qualcosa di questo bellissimo posto. Allora, innanzitutto manca Miranda, perché siamo tre. Quindi Sandra, Anna e Miranda. E Miranda, riconoscibile su Facebook, grazie a? Grazie a... Ai piedi. Sui piedi, ma non solo, secondo me. Su internet tramite i piedi. Sì, certo, perché se mettesse delle foto, saremmo tutti un po' riconoscibili per una qualche particolarità. Allora, raccontaci qualcos'altro. Cosa dire di questo bellissimo posto? È nato per la nostra passione per l'arte in generale e soprattutto per il gusto italiano. Allora, partiamo dall'enogastronomia, gusto italiano, papille gustative, per arrivare poi a toccare altri gusti, il gusto dell'arte, quindi degli occhi, la nostra idea è quella di fare delle esposizioni, il gusto del catering legato all'arte, e quindi la nostra idea è anche quella di offrire del catering presso le gallerie d'arte, il gusto di fare degli eventi legati al gusto dell'arte italiana più in generale. Per avere un piccolo esempio, scusami se ti interrompo, voglio far vedere come viene presentato il caffè, che sembra una cosa scontata, invece guardate qua, spiegaci cosa allora, vediamo. Allora, il caffè innanzitutto lo diamo nel bicchierino, perché il caffè è nato nel bicchierino e non nelle tazze. Leghiamo insieme, accompagniamo da zucchero cristallizzato e dai nostri biscottini. Che non c'erano, sono comparsi nel frattempo. Sono comparsi nel frattempo, certo. Ogni volta possono variare. Per adesso sono i biscottini di un produttore italiano del Piemonte che si chiama Gli Aironi. Perché dico questo? Per dire che insomma la dispensa non solo vuole nutrire la cultura, ma vuole nutrire anche le piccole aziende comunque agricole, artigianali, perché voglio dire, qui non si ama solo la cultura, l'arte, il gusto, ma si ama anche l'etica, e quindi il discorso è quello di aiutare questi piccoli produttori a farsi aiutare. Ti faccio una domanda, sì, che mi colpisce sempre, forse per il mio aspetto venale, ma qui a Nizza se vai da McDonald's spendi 12 euro, sì, se vai a prendere una pizza napoletana schifosa ne spendi 25 e qua da te ne spendi 7, chi l'ha fatto il pricing? Pricing l'abbiamo fatto noi, riteniamo che per il momento sia un prezzo opportuno e giusto, non vogliamo pretendere di più, è vero anche che si tratta di una promozione, ma è vero anche che una pasta, per quanto possa essere buona come la nostra, che arriva da Gragnano, confermo, che possa essere cucinata con tutto l'amore del mondo, però alla fine insomma non può costare il prezzo con il quale viene offerto negli altri locali. Allora, ultima cosa, per chi vuole venirvi a trovare, spiega come si fa ad arrivare qua. Allora, per arrivare qua è molto semplice, siamo in Rue Massenet e tra la Promenade des Anglais e la pedonale. Percorrere tutta la pedonale. Si trova una specie di mascherone gigante, c'è sempre quello? C'è il mascherone gigante, perché dalla Promenade basta andare all'ufficio del turismo, che sono i nostri più grandi clienti, tra l'altro, con i quali collaboriamo. C'è questa enorme maschera che va a rappresentare il carnevale di Nizza, famosissimo. All'angolo, quasi all'angolo, c'è questa Rue Massenet. Si va avanti, il nome è la dispensa. La dispensa, orari? I nostri orari sono dalle 9 alle 3 del pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio alle 20 abitualmente, a parte quando abbiamo delle cene su prenotazioni che chiudiamo alle 20. Come ieri che su Nizza Ten ho letto avete fatto... La bagna cauda! Wow. Probabilmente la prima bagna cauda di tutta la Costa Azzurra. Certamente, okay. Siamo riusciti però a debellare l'odore della dispensa. È vero, non c'è, confermo, io lo detesto. Abbiamo aperto le imposte della dispensa offrendo tutti i nostri prodotti sott'olio e facendo uscire questo odore di aglio. Grazie, ciao. Ciao. Grazie a te, ciao ciao.